Alessia Macari vuole tornare a lavorare. L'ex ciociara di Avanti Un Altro è lontana dal piccolo schermo da tempo. L'ultima partecipazione in televisione risale a qualche anno fa, come valletta di Mara Veniera Domenica Inn. Subito dopo l'italo-irlandese si è sposata con il calciatore Oliver Craig e ha messo su famiglia. Lo scorso gennaio è nata la piccola Nevae. Oggi Alessia Macari è una mamma a tempo pieno e non trascura l'attività di influencer sui social network, ma sogna di tornare nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria alla prima edizione del Grande Fratello VIP. Sulle pagine del settimanale Nuovo la 28enne ha fatto un appello a Milly Carlucci. Mi piacerebbe partecipare a Il Cantante Mascherato. Vorrei essere chiamata perché è il programma perfetto per me, dato che si può mostrare il proprio talento. Alessia Macari è una cantante talentuosa e ha dimostrato la sua dote sia nella casa più spiata d'Italia sia a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Da bambina sognava di affermarsi come cantante, ma quando poi è arrivata in Italia ha iniziato a lavorare casualmente in TV. Milly Carlucci accoglierà la richiesta di Alessia Macari? Il Cantante Mascherato è stato confermato per una quarta edizione, che andrà in onda su Rai 1 nei primi mesi del 2023. Il segreto di Alessia Macari. Dopo il parto della piccola Nevae, Alessia Macari ha subito perso i 15 kg accumulati durante la gravidanza. Di fondamentale aiuto è stata la panciera postpartum, che la ciociara ha subito indossato dopo la nascita della sua primogenita. L'ex valletta di Mara Veniera Domenica Inn non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo, ma secondo gli esperti la panciera va indossata per alcune ore al giorno e va tolta prima di andare a dormire. In alternativa si possono usare delle fasce elastiche modellanti. Alessia Macari ci ha tenuto inoltre a precisare che non sta seguendo nessuna dieta particolare. Ora vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua erede e ha consigliato lo stesso a chi si appresta a diventare mamma per la prima volta come lei. In più la Macari ha scelto di non allattare. Il motivo? Non le piace e per questo ha optato per il latte artificiale, chiedendo a tutti di rispettare la sua scelta. Tale decisione, annunciata durante la dolce attesa, ha scatenato critiche e polemiche, ma Alessia non ha cambiato idea col tempo. We'll be right back.